Proseguiamo con un altro problema sui triangoli e qui in particolare dobbiamo dimostrare che un certo triangolo è isoscele, ma quindi bisogna utilizzare, diciamo, ciò che si conosce sui triangoli, triangoli isosceli. Allora dice dimostrare che se nel triangolo ABC, quindi iniziamo a disegnare un triangolo ABC, se lo disegno, diciamo, già isoscele, ma noi non lo segniamo che è isoscele, adesso leggiamo bene perché. Quindi dimostrare che se nel triangolo ABC la mediana CM relativa al lato AB, quindi CM relativa al lato AB è anche altezza relativa ad AB, ok? Il triangolo ABC è isoscele sulla base AB. Ok. Allora, prima cosa, poi ci ragioniamo, perché qualcuno starà dicendo, ma mica è che in un triangolo isoscele altezza bisettrice e mediana rispetto all'angolo al vertice corrispondono, coincidono? Sì. Ma attenzione che non è detto che valga l'opposto, e poi qua sta parlando di altezza e mediana, insomma, va dimostrato, ok? Non è che vale in automatico il contrario. Quindi attenzione a non far confusione con l'inverso degli enunciati, ma prendiamo questo problema facendo finta di sapere il meno possibile, ok? Allora dice dimostrare che questo triangolo ABC è qualsiasi, sappiamo che CM, lui ci dice, che è mediana, quindi se è mediana potremmo dire che AM è congruente a MB e ci dice che è anche altezza. Se è anche altezza significa che AMC è congruente a un angolo retto in epigrafia mezzi. E quindi di conseguenza possiamo dirlo anche per CMB. Così abbiamo scritto che è mediana, che è altezza, e basta, sulle ipotesi ci siamo. La tesi ci dice, se valgono queste cose, allora ABC è isoscele sulla base AB. Allora dimostrare che AC è congruente ABC. Quindi segniamo le ipotesi, segniamoci la tra ipotesi sugli angoli, segno due angoli retti, tanto sono tutti, ogni angolo retto ovviamente è congruente a se stesso per la proprietà riflessiva della congruenza. Dobbiamo dimostrare che AC è congruente a BC e quindi dimostrare il fatto che questo triangolo è isoscele. Come al solito, ragioniamo su AC e BC e diciamo, beh, loro due, questi due segmenti di cui dobbiamo dimostrare la congruenza, appartengono ai triangoli AMC e CMB. Bene, qualcuno l'avrà già capito, io posso dire che AMC triangolo è congruente al triangolo CMB. Perché se guardate bene, lo posso dire per il primo criterio, perché hanno in comune CM, sappiamo per ipotesi che AM, scusate, lo scrivo in comune, sappiamo per ipotesi che AM è congruente a MB e allo stesso modo ci hanno detto che AMC è congruente a CMB perché sono entrambi congruenti a pigreca mezzi. Ok, quindi anche questo se volete per ipotesi. Bene, ma se sono congruenti, allora hanno tutti gli elementi, cioè tutti i lati, tutti gli angoli ordinatamente congruenti. Quindi,
loro hanno tutti elementi ordinatamente congruenti. Ma allora possiamo anche dire che AC è congruente a BC. Questo significa che A, B, C è isoscele. E come vedete, molto semplicemente, questo conclude la dimostrazione.